presento il mio compagno d'avventura Stefano Nava. Ciao Pier, ciao a tutti gli amici a casa, è un piacere essere qui oggi, speriamo di assistere a una partita divertente. Benvenuti a questa sfida tra Montpellier e Saint-Étienne. Ecco gli 11 titolari del Montpellier. Hanno scelto il 4-4-2 con il rombo a centrocampo, con un centrocampista schierato dietro le due punte e un altro a protezione della difesa. Occhio, cerca l'area di rigore. Salta l'uomo, buono il cross, buona uscita del portiere che blocca il pallone. Monet Paquet. Norma del vantaggio. E sarà a calcio di punizione. Murato dall'intervento del difensore. Eiseric. Amuma. Lo salta di netto. Pallone che torna in possesso degli avversari. Roux. Clément. Amuma. Sal. Eiseric. Occhio all'uno contro uno. Roux. Tiro potente ma calibrato malissimo. Rubano bene palla. Amuma. Samson. Lemoine. Théophile Catherine. Amuma. Martin. Théophile Catherine. Clément. Palla che finisce in out. E sarà nuovamente rimessa con le mani. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Samson. Occhio al tiro, grande parata, che riflesso. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Pudebus. Théophile Catherine. Roux. Amuma. Rémy. Evita il contrasto. Cerca la rete, 1-0, arriva il primo gol dell'incontro. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0.
Lemoine. Théophile Catherine, traversore in area, Roux, il portiere, dice di no. Recupera il pallone con un intervento facile, ha spazio per tirare e il pallone finisce sul fondo. Spazzano via il pallone. Ecco il tiro, colpisce la traversa, non è finita. Clément, l'istinto del portiere. Sarà corner a disposizione. Clément. Amouma. Ottimo tiki-taka. Eiseric. Attenzione, ed è calcio di rigore. Beh, ma qui secondo me, oltre al rigore, si stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Rete. Grande freddezza dal dischetto, è arrivato il gol sul calcio di rigore. Nessuna esitazione, nessun nervosismo, le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. L'arbitro manda. Il tecnico esaurisce tutte e tre le sostituzioni in una volta sola. Vedremo come cambierà ora l'atteggiamento della squadra. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Ci sono metri a disposizione. Lemoine. Si fa spazio, occhio al movimento dei compagni. Evita la scivolata e lo salta. Yatabari. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Mandati in frantumi le speranze degli avversari di chiudere il primo tempo in vantaggio con un gol nei minuti finali. Una mazzata che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro nella ripresa. Amouma. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione! E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. È riuscito facilmente a superare il marcatore. Yatabari, sicuro, l'intervento del portiere. Eiseric. Théophile Catherine. Restituisce bene il pallone. Amouma. Eiseric. Clément. Ottimo intervento del difensore. Il portiere in presa sicura.
Remy. Niente da fare, situazione abbastanza evidente di offside. Saighi. Fuori, sarà fallo laterale. Lemoine. Bakar. La squadra avversaria riconquista il pallone. Martin. Sal. Perrin. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Guadagna metri verso l'area. Conclusione che termina sul fondo. Non è stato capace di sfruttare la bella azione portata avanti dalla sua squadra. Tabari, contrasto pulito che ferma l'avversario. Monet Paquet. Yatabari. Ecco il tiro. Nessun problema con l'uscita del portiere. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Il difensore blocca bene il cross. Si ripartirà con una rimessa laterale. Amuma. Lemoine. Perrin. Cross in mezzo. La difesa ha chiuso bene sul traversone. Questo pericolo, ecco il tiro. Remy. Yatabare. Arbitro che ferma il gioco e assegna il calcio di punizione. E il portiere recupera il pallone. E dopo 90 minuti la squadra.